is like all the rest. We'll fall her amphetamine and her pearls. She takes just like a woman. Yeah, she makes love just like a woman. Yes, she does, she aches just like a woman. Oh, she breaks just like a little girl. It was raining on the first, and I was dying better first, so I came in here. But nothing really matters, but just doom alone that counts. And the one
your horn. Come in, she said, I give you shelter from the storm. But I heard newborn babies cry like a mourning dove. An old man with broken teeth, stranded without love. Do you understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I give you shelter from the storm. Toquera e solo isso.
ho visto la gente della mia età. Ci scusiamo per la prolungata attesa, però è questione di pochi minuti, sappiamo che l'onorevole Raffa sta per arrivare. Grazie della pazienza. Inverno dal nord.
Paolo, Paolo, controlla quella ogni tanto. Ritenuto opportuno di partire proprio dalla Marina di Melito Porto Salvo, anche se non abbiamo il candidato nella nostra lista, perché riteniamo che questo quartiere, questa parte importante di Melito, meriti comunque la presenza del nostro movimento. E lo merita in quanto quartiere storico. Storico perché da 50 e oltre anni ha fornito materiale umano da mandare al nord per mancanza di lavoro. Io sono figlio di uno di quelli, come molti di voi sapranno, e hanno dovuto farsi strada andando a 2000 km da Melito. 55 anni dopo, almeno da quando è nato mio padre, ancora i giovani in questa zona, nella Marina, sono senza lavoro e aspettano un'opportunità per il loro domani. Certamente una competizione elettorale come quella comunale non risolve questo tipo di problemi, ma può sicuramente creare una coscienza civica affinché un posto di lavoro non sia un favore ma un diritto, cosa che nella terra di Calabria diventa sempre più difficile avere. In seconda battuta, riteniamo che un quartiere importante come quello dei pescatori, una delle poche realtà produttive, a distanza di 25 anni dal completamento del raddoppio ferroviario, aspetta che sia ancora costruito quel molo affinché i pescatori non debbano andare a Roccella a riparare le proprie barche. E chi vive con la pesca sa che cosa significa tutto questo. Il porto da oltre 20 anni, al di là degli slogan, continua a rimanere chiuso, il raddoppio è stato completato, non passano più i treni e facciamo le stazioni, a che cosa servono questo non lo sappiamo, ma contemporaneamente i pescatori non hanno dove mettere le barche. E questo è sintomatico di come, e questo sì che è un problema locale, la dirigenza che si è succeduta in questa amministrazione ha risolto i problemi di questo paese e di questa comunità. Detto questo, noi non vogliamo polemizzare con nessuno, siamo per costruire, perché qui c'è solo una competizione elettorale comunale. Non dobbiamo eleggere, con tutto rispetto per i candidati, scusami Enzo, Obama, ma un buon amministratore che in tempi molto difficili come sono quelli che stiamo vivendo nell'intera Europa e nel nostro paese, debbono semplicemente far funzionare l'acquedotto è per avere l'acqua la sera e non avere l'autoclave, l'illuminazione, qualche strada e far qualche senso di circolazione con i cartelli come Dio comanda, cosa che non vediamo. Dopodiché avere una macchina burocratica che sia efficiente, che sia capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, di non far girare cartelle pazze e far perdere tempo presso l'amministrazione comunale per dire avevate ragione. E contemporaneamente, e questo l'abbiamo scoperto in questi giorni, non dobbiamo fornire più il nostro materiale umano, laureato, diplomato, alla Lega, che abbiamo scoperto che in 50 anni la DC e il PSI messi assieme non avevano rubato tanto quanto la Lega in 5 anni. Questo è il risultato di questo paese. Detto questo, chiedo semplicemente di innamorarci un attimino, questo era uno slogan che usava Italo Falco Mattarella, Reggio Calabria.
il compianto sindaco, e penso che bisognerebbe cominciare a innamorarsi di Melito, indipendentemente di chi andrà a governare questa cittadina, perché ritengo che tutte le persone sono legittimamente e democraticamente elette e sono degne di ricoprire il ruolo che andranno a ricoprire. Questo per sgomberare il campo da ogni illazione. Sicuramente però rimane fermo nel nostro essere che bisogna mandare la persona al posto giusto perché lavori nella maniera giusta. Sacrificare sull'altare del voto, sacrificare sull'altare del consenso, sacrificare sull'altare di un risultato fine a se stesso dei giovani ventenni che si debbono affacciare alla politica non può più essere ormai consapevolmente oggetto, ribadisco il concetto, oggetto di competizione elettorale, perché oggi per governare anche un'amministrazione comunale come quella di Melito bisogna che sia la persona giusta al posto giusto, con le competenze, perché non dico che noi dovremmo avere il governo dei tecnici, ma sicuramente oggi il semplice ragioniere non basta più. La vita si sta facendo sempre più complicata, Enzo poi su questo ci darà indicazioni su quello che sarà il percorso allora quando potrà essere insediato al comune, ma sicuramente dobbiamo essere consapevoli che il diritto non è un favore per nessuno e usciamo da questa retorica e impadroniamoci della nostra vita. Mi invito pertanto a nome di tutti i nostri candidati, Aloy Maria, Calabro Sebastiano, Gurnari Stefani e Iaria Mario, Meduri Giuseppe Salvatore Panzera Natale, Perla Roberto, Pizzi Pasquale, Praticò Pietro, Putorti Giovanni, Sergi Santo, Sgro Giuseppe e Zema Maria Stella, e a nome di tutti questi vi auguro una buona serata e Luigi ti chiedo scusa, affinché ci rapportiamo con i nostri amici per dare un consenso il più largo possibile perché questa amministrazione possa essere finalmente all'altezza del proprio ruolo. Vi ringrazio e diamo la parola subito all'onorevole Pasquale Tripodi, nell'attesa sempre che arrivi. È arrivato il presidente Raffa, quindi accogliamo il presidente e diamo la parola a Pasquale. Una buona serata, tocca a me adesso questi 10 minuti dire come la pensiamo perlomeno su questione di carattere regionale, poi non voglio rimbattere il campo su al presidente della nostra provincia o al candidato a sindaco. E siccome uno quando parla deve parlare su cose che oggettivamente sono riscontrabili, perché se no ognuno può venire qua e dire quello che vuole. Se un discorso di parte, poi a secondo se il bicchiere si vede mezzo pieno o mezzo vuoto, uno dà l'impostazione che viene. Se invece parliamo di fatti e solo di fatti, sui fatti nessuno può dire se le cose stanno in un certo modo o meno, perché poi i fatti sono costituiti da atti, da delibere e soprattutto da orientamenti di un progetto di sviluppo che riguarda un determinato territorio, nel nostro caso la regione Calabria, di cui la nostra provincia e anche Melito, che rappresenta il paese di riferimento di un'intera area, costituiscono poi a 2 anni di questo insediamento di questa amministrazione regionale, che non rinnego, lo dico apertamente e fuori dalla retorica, non ho condiviso dopo 4 mesi alcune impostazioni che aveva dato questa amministrazione regionale, ma di fatto quel momento l'ho vissuto. Uno si può pentire delle cose, però non rinnegare il percorso che ha fatto. Ma a 2 anni di distanza di questa amministrazione regionale, questo lo voglio dire in modo molto aperto perché parlo di fatti, se voi notate, e sfido chiunque degli amici consiglieri regionali o di chi fa politica potrebbe contraddire, nulla è stato al momento predisposto o fatto. Mi rendo conto che ci sono stati proclami, anche qua a Melito è venuto l'assessore Caride, è venuto il presidente Scopellito e quant'altro a dire faremo questo, facciamo questo, stiamo facendo questo. Però di fatto, se voi prendete il burro della regione Calabria, che fa testo poi per i provvedimenti adottati e per i bandi che vengono emanati, voi non troverete alcun bando che riguarda linee di sviluppo strutturale di questa regione.
Quando parlo di bando, di sviluppo strutturale di questa regione, non mi riferisco solo ai bandi europei, perché poi abbiamo un problema di discrasia rispetto agli orientamenti fra quello che si vuole fare alla regione e quello che poi è il ritorno sui territori. Ogni settore della nostra Calabria, io invito poi le emittenti locali a fare un dibattito in quest'area con i consiglieri regionali di qualsiasi colore politico. Ogni settore della nostra Calabria è in crisi. Sanità non ne parliamo. Quando qua su Merdo, io l'ho detto in tempo non sospetto, sarebbe bastato un primario chirurgo e lasciare il punto nascita affinché l'ospedale potesse continuare nella sua normalità. Nella sua normalità. Prendiamo le attività produttive, ditemi un bando, uno che è stato fatto. Lavori pubblici, ditemi un lavoro che in questa Calabria è partito, uno. Per non parlare poi delle altre cose che sono beni immateriali. Posso dare ragione se mi dicono che scopellito la giunta regionale al momento ha fatto pubblicità della Calabria e quant'altro. Ma non è sviluppo, perlomeno concreto sul lavoro. Se parliamo sul lavoro, qua in mezzo a noi ci sono persone che si sono battute in quest'ultimo periodo per garantire il lavoro. Di che cosa stiamo parlando in questa Calabria? E le SU e le PU che non sono garantite. Qualsiasi attività o qualsiasi società, partecipata o meno, di questa regione Calabria è in crisi, compresa l'AFOR, ARS, per non parlare poi della situazione del modello di regio del Comune a Reggio Calabria, se parliamo di Leonio, se parliamo di multiservizi, Regas e quant'altro. Di questo stiamo parlando in questa Calabria al momento. E io mi auguro che questa inversione, ci sia un'inversione di tendenza reale, concreta su queste cose. Però io non mi posso dimenticare di quando eravamo tutti riuniti nel salone a San Giuseppe, quello che ci è stato detto è garantito in questa cittadina. Detto e garantito. Dopodiché, come si suol dire, che i proverbi molte volte sono la saggezza dei popoli, passata la festa che ha battuto lo santo, che così è stato. Così è stato. L'interazione, non la voglio fare a lunga perché ci sarebbero tante cose da dire, quindi reitero il mio invito all'emittente locale di fare un dibattito, perché quest'area ha bisogno di un dibattito serio di sviluppo. Perché noi abbiamo un merito che deve essere il volano di traino di un'intera area. Stando il fatto che c'è una situazione politica nella nostra area, ma veramente critica, in cui alcuni comuni sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Poi anche qua c'è un discorso tutto da fare. Altri comuni non hanno la capacità di interagire perché non hanno gli interlocutori poi con chi parlare, con chi poi raccordarsi. Quindi è questo comune che ha la responsabilità di indicare una classe dirigente che abbia la capacità di portare avanti lo sviluppo. Tenendo conto che dei siti importanti su Salini, ma anche sul Merito stesso o sull'altro versante, vanno valorizzati con un progetto strategico di crescita di quest'area. Perché se non c'è un progetto mirato, in cui i sindaci poi sono la parte integrata e integrante del sistema, parte integrata ed integrante di un sistema. Se no non riusciamo, ora a prescindere, che sono qua per Enzo Russo, per Gesualdo Costantino o per Antonio. Questa è un'altra cosa. Poi questa è una questione di parte, ma stiamo parlando di sviluppo, e lo sviluppo attiene alla responsabilità di tutti. Di tutti. Se non vi è un'interazione poi seria tra le amministrazioni locali, e soprattutto, vedete, qua con noi c'è il Presidente Raffa, che appartiene a una determinata... Però gli fa onore e merito, questo lo voglio dire, che voglio continuare, che il Presidente Raffa si sta comportando da Presidente, non di appartenente a una forza politica. E il Presidente Raffa, in tutte le realtà locali della nostra provincia, la sua presenza va a legittimare la politica con la P maiuscola, non con la P minuscola, in cui la capacità anche che ha la provincia di rapportarsi sui suoi problemi e dare sostegno concreto. Poi le polemiche le lasciamo fare agli altri, vediamo i fatti. Prati, l'amministrazione provinciale presente, Povalino presente, dappertutto presente, dall'altra parte pure. Questo è il segnale che bisogna dare con i cittadini, la certezza
che chi amministra è al loro fianco. Poi i problemi si possono risolvere o non, però di fatto avere la certezza che ci si spende affinché le realtà locali possano crescere contribuisce a dare quella cosa che è fondamentale nella vita e in politica, la speranza di poter contribuire ad ottenere un risultato ottimale per chi si amministra. E se non vi è questo raccordo, vi dicevo, fra le realtà locali, i comuni, con le nuove normative che sono state emanate, con le nuove leggi di tagli che sono state fatte ai comuni, vi assicuro io che i comuni non riusciranno da questa situazione di crisi, perché i sindaci poi non possono infierire sui propri concittadini aumentando le imposte locali, perché non c'è più niente da aumentare. Questa è la realtà, e molte volte mentre ne parliamo, quando ci incontriamo per discutere dei vari problemi, il dramma di chi fa politica è proprio questo, e lo viviamo molte volte come un dramma che è ineluttabile rispetto alla situazione che stiamo vivendo sia a livello nazionale che a livello locale. E questa confusione che regna nella politica, ma lo vedete anche qua a merito, no? Io e Peppe Raffa siamo qua stasera, di cui stiamo facendo un discorso per la lista di Enzo. Scopelliti e Caridi della stessa amministrazione, casomai sono venuti a sponsorizzare altri candidati. Donare è venuto a sponsorizzare altri candidati. C'è una confusione totale, ma frutto non di una confusione politica, frutto di una confusione economica, strutturale, che si ripercuote poi sulla politica, in cui i vecchi partiti come nomenclatura hanno perso la loro capacità di essere attrattivi rispetto a quelle che sono le istanze della base dei cittadini, non solo calabresi ma anche italiani. Questa è la realtà, in cui la proiezione del futuro impone a persone che hanno responsabilità, a iniziare dai consiglieri comunali, dai sindaci, consiglieri provinciali, presidente di provincia, consigliere regionale e quant'altro, di fare una scelta nella direzione di tutela dei territori, nella direzione di tutela dei territori. E non vi scandalizzate se sentirete parlare da qua a poco di una nuova forma di meridionalismo nazionale, non che sia un movimento locale, ma una nuova forma di meridionalismo nazionale, in cui la contrapposizione di sviluppo fra nord e sud va equiparata a una capacità di spalmare le risorse per colmare questo gap che noi abbiamo nella nazione. Non la voglio fare a lunga, vedete, sul manifesto che è affisso alle mie spalle c'è una parola chiave per cui io sono qua stasera a dire la mia. La parola è insieme, in cui la partecipazione non solo dei candidati, perché i candidati non li chiama candidati, non si chiama, viene presentata una squadra, e la squadra, ognuno può giocare un ruolo, come nel calcio. Chi fa il portiere, chi fa il difensore, chi fa il centravanti, chi fa l'allenatore, chi fa il massaggiatore, ma ognuno ha un compito. E solamente la cooperazione, la sinergia tra questi vari soggetti dà il senso di fattività, dà il senso vero della fattività. E questo è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. E siccome ritengo che questa lista ha in sé, ma come soggetti, le capacità per amministrare come competenza, allora siamo qua a dire ai cittadini di merito, offriamo il nostro contributo, il nostro appoggio, il nostro sostegno a un'idea in cui viene tutelata la comunità meritese. Non vengono tutelati sicuramente né gli eletti né tantomeno i ruoli che gli eletti possono espletare. Voglio concludere dicendo una cosa, e mi riferisco ai tre candidati. Questo lo voglio dire a Enzo, che è qua seduto, a Enzo Russo, lo mando a dire a Gesualdo Costantino e lo dico a Antonio. Passate le elezioni, Enzo, finisce il momento del confronto. Il giorno dopo inizia il momento della cooperazione per il bene della nostra comunità. Perché solamente nella distinzione dei ruoli, mantenendo presente che il bene comune è la crescita del nostro paese, possono essere le condizioni affinché il Consiglio Comunale, chiunque sia il sindaco, chiunque sia la posizione, instaurano dei rapporti minoranza, chiamiamolo come vogliamo, instaurano dei rapporti in cui il bene comune sia la crescita del nostro territorio. Vi ringrazio.
fortuna, Peppe, di vedere un melitese lavorare a Gioia Tauro. In compenso noi abbiamo il porto di Saline che potremmo andare tranquillamente a Messina senza andare a Reggio. A te l'arduo compito, prego. Grazie. Non so se è una fortuna o una sfortuna, perché se non ha lavorato non è in cassa integrazione, quindi già non ha neanche utilizzato. Quindi buonasera, grazie per questo invito, grazie Enzo, grazie a tutti gli amici che mi hanno invitato. Io vorrei intanto, prima di addentrarci a una discussione sui problemi e quindi anche un confronto con i cittadini, che è uno dei motivi per il quale io insieme a Pasquale, insomma a tutti gli amici, siamo qua, perché è un'opportunità nella quale, l'abbiamo sempre detto, parlare ai cittadini, parlare alla gente, cercare di condividere con i territori dei percorsi che sono virtuosi, per noi è il primo obiettivo. E diceva bene Pasquale Tripodi, avremmo potuto fare, come in passato è successo, fare una politica di elite all'interno di una stanza molto più comoda rispetto alle frane di Platì, oppure ai dissesti che ci sono a Staiti, al disagio sociale che c'è o dall'altro lato. Però riteniamo che chi fa politica le scarpe quantomeno se le deve sporcare, non le mani, perché le mani ce le abbiamo pulite, e quindi su questo, usando uno slogan che forse dobbiamo sporcarci e capire il disagio che vivono i cittadini, e questo disagio noi girando tutta la provincia lo stiamo cogliendo. Non andiamo a fare populismo, non andiamo a chiedere voti, li abbiamo già chiesti in campagna elettorale, ora abbiamo il dovere di dare risposte. E proprio perché vorremmo dare risposte, qual è il percorso virtuoso che vogliamo realizzare? Quello di capire quali sono i problemi. Di certo si capirebbero pure rimanendo all'interno della provincia con i fax che arrivano dai comuni, però quella è una cosa, andare a riverificare, andare a discutere, andare a capire anche con i comuni che purtroppo sono sciolti per queste infiltrazioni presunte o vere che siano, che comunque ringrazio anche il sindaco di Bagalati, che io in ogni occasione richiamo, perché giustamente lui ha subito da giovane amministratore un commissariamento, se così si può dire, della vita democratica di quel paese, che in qualche modo deve far riflettere la politica, deve far riflettere la società. La stessa situazione io ho trovato a Platì, abbiamo trovato in tanti comuni. Cito Staiti per dire che è un comune comunque che afferisce a questo bacino territoriale e che forse è il comune più piccolo della regione Calabria, circa 210 cittadini, dove ci hanno detto che mai nessun amministratore era andato, quindi già questa è una soddisfazione, vedere le persone che sono contenti di averci visto in quel territorio che forse non aveva mai visto nessuno. Quindi questa è la filosofia che noi stiamo cercando di mettere in piedi. Siamo qua quindi anche per questo, siamo qua perché io avevo dei doveri da dover in qualche modo onorare, e sono verso i candidati che in campagna elettorale si sono con me spesi per una campagna elettorale, e sono Peppe Meduri e Lillo Sapone che sono qua e che io ringrazio, e che Peppe Meduri anche in questa occasione si è cimentato in questa nuova esperienza. La politica non è interesse, la politica è dare il proprio contributo al sostegno delle collettività. E abbiamo scelto questa collocazione anche perché, dice, la Marina è il popolo più agguerrito di Melito. E io con piacere dico andiamo alla Marina, perché dobbiamo parlare, anche perché i cosiddetti pescatori, che forse ce ne sono anche pochi perché non possono più esercitare per come avrebbero voluto questa loro professione, sono così tosti che sono peggio di San Tommaso, se non vedono e non toccano non credono. Quindi noi dobbiamo cercare in questa realtà ed in questo territorio, che è importante per tutta una serie di motivi, perché è il punto di riferimento di un'area abbastanza articolata e che ha una uniformità, che è l'area grecanica, di cui Melito deve essere il baricentro importante e deve essere la guida per quanto riguarda soprattutto questi piccoli comuni, soprattutto nell'ottica in cui i comuni, e io non so, ti ringrazio Enzo per questo sacrificio, chi te la fa fare? Però visto che ormai ci siamo, noi dobbiamo fare di tutto perché questo tuo percorso sia un percorso sereno, pulito, e soprattutto sia un percorso che gratifica i tanti che ti stanno affiancando in questo percorso. Perché amministrare i comuni in questi periodi è veramente una situazione drammatica, preoccupante, e soprattutto rappresenta una grossa difficoltà sotto il profilo economico. Quindi per questo è importante far individuare questo territorio come baricentro di un percorso virtuoso, andare a individuare queste aree sempre più vaste, che sono questa associazione di comuni che in qualche modo devono guardare i servizi intercomunali per poter in qualche modo superare questo che è il vero disagio sociale che c'è, perché c'è un taglio a livello centrale, c'è una scarsa conoscenza dei territori, quindi spesso si fanno scelte che vanno in controtendenza rispetto alle esigenze delle collettività. Quindi noi per questo
E quindi è il secondo motivo per il quale sono qua. Dicevo, il primo per dovere verso il territorio, l'altro per il rapporto di amicizia con i candidati, naturalmente con Enzo Russo, con il quale abbiamo condiviso un percorso che era soprattutto un percorso di cercare di mettere su un'alternativa che non fosse una contrapposizione, come giustamente diceva l'onorevole Tripodi. Qua non ci devono essere contrapposizioni, perché le contrapposizioni purtroppo lacerano il tessuto sociale. I cittadini devono essere l'obiettivo delle nostre, del nostro impegno, i bisogni, i servizi, le risposte, soprattutto sdoganare quest'area che ha bisogno veramente di essere considerata, come abbiamo detto, il punto di riferimento di tutto questo bacino delle aree, dell'area Grecani. Quindi era questa condivisione che ci porta oggi ad essere qua a sostenere questo percorso che Enzo sta facendo insieme a tutta la squadra. Apprezzo con gioia che ci sono anche tre donne, anche questa è una scelta secondo me importante, perché rappresenta la voglia di coinvolgere, diciamo, una parte, l'altra parte della, diciamo, della nostra collettività, uomini e donne, che devono in qualche modo capire e portare meglio le istanze che vengono da parte dei cittadini. Io non so come andrà a finire questa campagna elettorale, di certo sarà, e mi auguro e già lo sia, sul territorio una campagna elettorale articolata, fatta nel rispetto assoluto dei ruoli, che non deve essere la contrapposizione canonica che c'è sempre stata, ma deve essere soprattutto il tentativo di mettere insieme delle persone che hanno una convergenza di obiettivi. Io ritengo che questa lista ce l'abbia, e soprattutto che abbiano le capacità e diciamo l'opportunità di individuare comunque un punto di riferimento per le amministrazioni. Per quanto riguarda l'amministrazione provinciale, già abbiamo lavorato su tanti temi, anche con Mimmo Marcenò spesso ci sentiamo, oltre che con Peppe Minore e con gli altri, e portano le istanze del territorio. Devo dire, non hanno mai chiesto cose in termini personali, hanno sempre detto attenzione al territorio, questi sono i problemi, cerchiamo di dare delle risposte. Io alcuni interventi li faremo, altri, e ribadisco un concetto che qualcuno, purtroppo il mio predecessore, dice che sono opere che lui aveva già avviato, sarà anche vero per alcune, però andare a dire che a Platì sono interventi che avevano programmato e che erano da realizzare, ma è dal 2005 sono opere bloccate e che noi stiamo cercando di sbloccare con tutte le difficoltà che ci sono, penso che sia, diciamo, un merito da annoverare a questa amministrazione. È chiaro che se problemi ci sono, sono problemi che bisogna superare, ma il cittadino ha il dovere di avere le risposte. Proprio siamo alla Marina, devo di fare una piccola riflessione sul porto di Saline che avevate richiamato, che tu avevi richiamato. Purtroppo, Gioia Tauro, noi siamo stati a Bruxelles e mi allaccio anche a questo. L'altra considerazione amara che parte, noi a Bruxelles siamo considerati meno di zero, meno di zero. Cioè a Bruxelles non sanno neanche che esiste un porto che si chiama Gioia Tauro e che questa è in Calabria e che la Calabria è in Italia. Guardate che è una cosa assurda. È assolutamente assurdo, è la sollecitazione che ho fatto io a Pino Arlacchi, il quale è stato così cortese da chiamarci e metterci insieme, ed è stata comunque una cosa proficua. Ma scusate, voi dovete creare all'interno del Consiglio europeo, cioè alla provincia funziona così, penso anche al Consiglio regionale, fate una mozione in cui ponete all'attenzione della comunità europea un problema, che è un problema che non può essere delegato solo alle amministrazioni locali, soprattutto con un'impostazione che la comunità europea sta dando a quelle che sono, diciamo, le articolazioni sui territori, perché se diamo un aiuto alle aziende è aiuto di Stato e non si può dare. Che poi l'interpretazione di aiuto di Stato, anche questo, è un'interpretazione molto vaga, distorta, a volte anche incomprensibile. Fateci capire cosa dobbiamo fare. L'aeroporto sul quale stiamo lottando e sul quale io vi invito a guardare con attenzione, perché questo è un bacino proprio dell'aeroporto di Reggio Calabria, non può essere alternativo se non andare a Lamezia, ma non penso che convenga andare a Lamezia. Quindi sull'aeroporto di Reggio Calabria, anche là stiamo facendo una battaglia che ci deve portare a consentirci di raggiungere quegli 800-900.000 passeggeri che rendono la struttura autosufficiente sotto il profilo dei finanziamenti. Non è possibile che le pubbliche amministrazioni, lo hanno fatto per quasi 20 anni, finanziano ogni anno 1 milione, 1 milione e 2 per mantenere i bilanci in pareggio, non in attivo. Quest'anno forse per la prima volta usciremo in pareggio, quindi non avremo costi aggiuntivi rispetto alle pubbliche amministrazioni, ma se noi nel passato abbiamo speso 1.900.000 euro per tenere in su una struttura che poi aveva consentito, diciamo, di avere l'aeroporto attivo, ne spenderemo almeno 500 per favorire appunto il rilancio dell'aeroporto, e quindi sarebbe fare un po' di marketing territoriale, creare i collegamenti fra la Ionica e la Tirrenica con i pullman per favorire l'afflusso all'aeroporto di Reggio Calabria. Quindi dobbiamo creare tutte queste condizioni, che sono delle condizioni straordinarie,
che ci consentiranno sicuramente di andare a dare una risposta a un territorio che non può fare a meno dell'aeroporto. Nel momento in cui l'autostrada è, come sappiamo, penalizzata, io sono stato provocatorio con Ciucci perché gli ho detto: io non è il caso più di fare passeggiate né in pullman né in macchina, dovete fare quello che facciamo noi e che tu fai, Pasquale, più di me, che pure tu fai, perché la, Enzo, la percorre, stare un'ora e mezzo chiusi in una galleria perché il traffico è bloccato. Vivete questa esperienza quotidianamente e quindi poi capite per quanti anni questi abusi noi li abbiamo subiti, e poi vediamo se è il caso di introdurre o meno il tasso di pedaggio dell'autostrada, che è una vergogna alla quale assolutamente non possiamo accettare, è vergognoso. Quindi su questo noi abbiamo le idee molto chiare. L'altro argomento sono le ferrovie, voi sapete a che punto siamo con le ferrovie. Si era ipotizzato una sorta di elettrificazione della linea ionica, però tu che ti interessi anche di sindacato e anche di trasporti, a cosa serve elettrificare la linea ionica quando i treni non ci sono? Utilizziamo i treni a cheroseno, a combustibile, con quello che sia, ma basta che portino i passeggeri, questa è la cosa più importante, sarebbe assurdo. Quindi ci sono le fermate, c'è tutto, mancano i treni e soprattutto c'è il disagio dei cittadini che devono utilizzare una strada impercorribile che è la 106. Anche questa è un'altra riflessione. Ora io non voglio fare come fanno tutti i politici e tediarvi e andare a dire le cose che non funzionano, perché faremmo la lista della spesa, però noi abbiamo una responsabilità della risposta. A me non piace dire è colpa di questo, è colpa di quello. Noi siamo soggetti politici, abbiamo il dovere di affrontare i problemi, portare all'attenzione di quelli che sono gli organi competenti. Sulla 106 c'è l'ANAS che deve dare delle risposte, non è più tempo di giocare su queste cose. Faremo un tavolo e l'abbiamo già chiesto, già affrontato, lo stesso stiamo facendo sull'aeroporto, stiamo lottando per quanto riguarda il porto di Saline, che vi spiego a che punto siamo, in modo da essere chiari, perché se no su questo rischiamo anche qua di creare la solita contrapposizione che a me non piace. Sul porto di Saline là c'è un intervento strutturale che è stato sbagliato, perché se il porto si insabbia e i muri cadono, qualcosa non ha funzionato. Allora, cosa abbiamo fatto ancora prima di andare a fare interventi strutturali che costerebbero circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro e che noi non siamo in condizione di poter garantire? Abbiamo affidato lo studio all'università, ci darà un risultato che ci consentirà di andare a fare un intervento che sia risolutivo. Nel frattempo, e questa era l'altra scelta che noi abbiamo fatto, condividendola pure con Giovanni Verducci, che è il vicepresidente e che è responsabile di questo settore, quello di acquistare una draga che in qualche modo consentisse non di risolvere il problema, perché il problema non si risolve, ci sono metri e metri cubi e tonnellate e centinaia di tonnellate di sabbia che non possono essere. Noi abbiamo dato 20.000 euro al sindaco di Saline, ha fatto due interventi, dopo due giorni quei 20.000 euro sono andati in fumo. Cioè, voi immaginate che sono risolti, sono soldi vostri, non sono i nostri. Quindi la razionalità e la serietà che qua, cosa ci impone? Abbiamo comprato questa draga che sarà all'interno del porto di Saline. Ci consentirà nell'immediato di aprire questo varco di 15-20 metri che darà una risposta immediata alla difficoltà che hanno soprattutto chi pratica la pesca di utilizzare quella struttura, che è un peccato vederla chiusa. Quindi questo, entro il fine maggio sicuro arriverà questa draga, abbiamo già commissionato che stanno, diciamo, impostando con l'idrovola. L'idrovola ce la volevano già mandare, dice la utilizzate con una ruspa, ma è assurdo. A questo punto aspettiamo 20 giorni, 25 giorni, avremo questa draga che ci consentirà di tenerla all'interno del porto e quindi di liberare nel momento in cui si ostruisce questa imboccatura. Non so se risolveremo i problemi, però è uno dei tentativi che stiamo cercando di mettere insieme per dare una risposta. È chiaro che là è l'impegno di tutti, se vogliamo il rilancio del porto di Saline dobbiamo fare la modifica strutturale sulle linee di chi ci dirà l'università, il professore Arena che abbiamo incaricato per questo studio, per capire come modificare l'imboccatura del porto, perché non è normale che questi metri cubi e metri cubi di sabbia. Quindi questo è, diciamo, l'impegno che stiamo assumendo su questo obiettivo. Secondo me per queste strade non dovremmo avere problemi per fare fruire bene il porto, sempre tenendo conto che noi non libereremo tanti metri da consentire la soluzione del problema, 20 metri che consentono alle barche di uscire, e quindi questo è sotto controllo vostro, poi sarete voi a monitorare questo tipo di interventi. L'altro motivo per il quale sono qua, perché io pure sono nato a Melito Porto Salvo il 3 agosto 59 e mia madre allora ha scelto Melito proprio per questa, la bontà del centro parto nascite che c'era, e
quindi era all'avanguardia già da allora. Anch'io sono molto rammaricato per questa scelta, che risponde a una logica complessiva di razionalizzazione. Però la razionalizzazione va bene, dobbiamo fare sacrifici tutti, ma non dobbiamo far perdere di vista le esigenze prioritarie, perché non è che a Riuniti c'è una vastità di disponibilità di posti letto, perché le mamme telefonano a me e penso pure a te come medico per dirti: trovami un posto che devo partorire, e tu devi fare i salti mortali, e non sempre si riesce a risolvere, quindi alcuni sono in lista d'attesa, anche per il parto bisogna aspettare, vuol dire che veramente pregiudichiamo la vita ancora prima di nascere. Quindi su questo dobbiamo fare in modo, se possibile, rilanciare comunque l'ospedale di Melito. Io non so se il punto nascita ormai è cancellato, non so se ci dobbiamo rassegnare, possiamo protestare, l'abbiamo fatto in tanti modi, però il rilancio dell'ospedale è un obiettivo ancora più grosso e più strategico. Io ho avuto modo di parlare con la Squilla Ciotti, c'è in cantiere questa ipotesi di accorpare l'ospedale di Melito all'azienda ospedaliera di Reggio, che potrebbe essere una soluzione, anche se devo dire a noi interessano i servizi, non ci interessa come vengono erogati, a noi interessa che questi servizi, la chirurgia dove io ho iniziato, e questo è l'altro motivo per il quale oggi sono qua, ho iniziato la mia attività da medico nella sala operatoria dell'ospedale Melito Porto Salvo con il professor Panuccio, che era mio zio, che è mio zio, e quindi mi ha addestrato a quest'arte insieme a Mimmo Veduri, che abbiamo i primi approcci della medicina, che hanno lasciato un segno, quindi c'è un affetto. E mi ricordo che già da allora io viaggiavo in autostop dall'autostrada, qualcuno mi ha dato pure un passaggio di voi, perché erano i momenti in cui dovevamo, da giovani medici, stringere la cinghia e cercare di pedalare per portare avanti i nostri obiettivi. La stessa cosa dico a voi, stringiamo la cinghia in questo momento, perché è un momento di difficoltà, e per questo dico che te la fa fare Enzo. Però capisco che tu lo fai per il tuo territorio, lo fai perché ci tieni a dare il tuo contributo a questa parte di territorio, l'impegno che noi assumiamo, giusto per non vanificare la nostra presenza e soprattutto per non poter dire chi va a casa di loro in chi di chiacchiere, come fanno sempre, e non hanno risolto niente. Noi alcuni impegni li dobbiamo assumere. L'impegno è che comunque noi collaboreremo con te, con le amministrazioni, qualsiasi essa sia, perché come diceva Pasquale, non ci sarà domani un avversario e un'opposizione. Ci sono dei punti di vista diversi che comunque devono contribuire a un unico obiettivo, a un unico risultato. Io ritengo che questo obiettivo lo possiamo mantenere, saremo sul territorio per dare risposte, sono tante le opere pubbliche, questo è vero, messe dalla vecchia amministrazione, ma che sono ancora ferme e che io sto cercando di sbloccare con la stazione unica appaltante, che è il disastro che voi avete visto. E non è che il disastro della stazione unica appaltante è successo la settimana dopo che sono arrivato io, forse è qualcosa che durava chissà da quanti anni. Io mi auguro che la magistratura su questo sta avviando per capire cosa succede, per capire veramente cosa si può fare, perché su questo noi su tutto ci possono accusare, ma sotto i profili della legalità, Calabrotto da carabiniere lo garantisci, nessuno ci può fare lezioni. Noi abbiamo il dovere veramente, siccome è una missione e siccome di me abbiamo il nostro mestiere, abbiamo la nostra professione, ci impegniamo nel sociale perché ci crediamo, lo dobbiamo fare bene, e soprattutto domani finire questa esperienza dicendo, perché niente è per sempre. Noi siamo anche sul discorso delle province, tutti ritengono enti inutili. Chiunque altro al mio posto dice: ma siccome sono inutile, siccome fra qualche anno non ci saremo più, ma come manda la mattina sera, ma vai, ma video problemi. Invece lo stiamo facendo, perché fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo secondo del nostro incarico, dobbiamo onorare un'istituzione, dobbiamo onorare il consenso che i cittadini ci hanno dato, anche di quelli che non ce l'hanno dato, perché comunque hanno creduto in un'istituzione, e soprattutto dobbiamo dimostrare che l'inutilità è di quelli che non fanno niente, non è enti inutili o enti utili. Noi cerchiamo di fare, e soprattutto ci vedremo subito dopo, perché qua non bisogna abbandonare il campo, al di là di come vanno i risultati elettorali, bisogna costruire un percorso di collaborazione, di condivisione, come peraltro già c'era con alcuni di voi, e cercare di mettere in piedi un percorso virtuoso per questo territorio, che ne ha straordinaria importanza e soprattutto ne ha il diritto, essendo stato Melito da sempre un punto di riferimento per tutta l'area. Quindi io staremo qua ad ascoltare le tue segnalazioni, le tue esigenze e quant'altro, cercando di darti delle risposte e soprattutto assumere degli impegni. Quindi grazie e buon proseguimento della campagna elettorale. Adesso, nel concludere i lavori con il nostro candidato a sindaco, colgo l'occasione per
ringraziare ancora una volta il presidente Raffa, perché da tanti anni lo conosco, ma ancora una volta si è comportato con modestia e semplicità, soprattutto facendo non l'elenco della spesa, ma le cose che andrebbero fatte da qui a breve indipendentemente, e facendo appunto il presidente, come diceva Pasquale, di tutti, contraddistinguono nella semplicità della persona e nella sua generosità. Siamo sicuri che indipendentemente da come finirà il discorso delle province, con questo tipo di presidenza il territorio ne giova. E lo sta dimostrando con la sua presenza assidua a 360 gradi nell'intera provincia. Ora credo che se ci sono delle donne che vogliono parlare, daremo la parola. Allora a questo punto, visto l'orario, diamo la parola subito al dottor Russo, il quale ci illuminerà rispetto al percorso che questo movimento si è dato e che i suoi candidati hanno assunto in prima persona. E ve lo dico, guardate, da persona non candidato, quindi senza interesse alcuno, mi sono avvicinato perché ho avuto modo di conoscere persone per bene, straordinarie e generose, e credo quindi che meritino il rispetto di tutti, indipendentemente, come diceva il Presidente, da come ne finirà la competizione. E lo dico, guardate, non solo a questo schieramento, anche nell'altro, perché ha detto bene Pasquale, la vicenda di Bagalardi ci fa riflettere tutti quanti, perché se non si sta assieme, non è solo lo spread che ci, scusate il termine, ci fotte, anche una consapevolezza che siamo figli di un Dio minore, perché se a Bruxelles nessuno ci conosce, la cosa ci deve far riflettere. E concludo dicendo, come diceva Falco Matà, innamoriamoci del nostro paese, stando assieme ci riusciremo. La parola a Russo. Buonasera a tutti. Io innanzitutto voglio ringraziarvi per la presenza, ritengo anche numerosa, perché oggi sfidare una piazza non è semplice. Ormai siamo abituati nel chiuso delle sale i convegni a parlare, noi invece questa sera abbiamo voluto proprio incontrarci con i cittadini, e credo che l'abbiamo fatto anche in un momento particolare della campagna elettorale, un momento cioè centrale, ci stiamo avviando alla fine di questa campagna elettorale. Io voglio ringraziare anche il presidente, il dottore Raffa, e l'onorevole Pasquale Tripodi, che con la loro presenza hanno voluto dimostrare la loro vicinanza al progetto politico di Melito Futura. D'altronde la loro presenza qua questa sera non è occasionale, perché il percorso che Melito Futura ha fatto è che è un percorso fatto, come diceva Sebastiano, non solo da candidati, perché questa è una cosa importantissima. Pasquale Tripodi, prima, noi abbiamo creato una squadra. Una squadra che non è composta solo da candidati per le elezioni comunali, ci sono tante persone e noi ci auguriamo che queste persone aumentino sempre di più nel corso del tempo, che anche se non impegnati direttamente, noi li abbiamo coinvolti perché crediamo moltissimo nel contributo di tutti, solo così ce la possiamo fare. Davvero quello slogan insieme è una cosa importantissima, è qualcosa nella quale noi ci crediamo davvero. E credo che la loro presenza qua, oltre a quella di darci forza come progetto politico, e loro nei loro interventi questo è venuto fuori, perché sono stati interventi vissuti, sono stati interventi davvero fatti col cuore, la loro presenza qua è la testimonianza che comunque saranno al nostro fianco, e questo è molto importante. È importante perché da soli, come comune di Merito Portosalvo, non possiamo andare in nessun posto. Pasquale faceva riferimento all'area grecanica nel nostro programma, e noi l'abbiamo distribuito. Noi crediamo molto nello sviluppo dell'area grecanica, noi crediamo che Melito sia il comune capofila di questo territorio, ma solo che lo sviluppo possa passare solo attraverso le risorse che il territorio ne ha, e per fortuna nostra ce ne sono tante risorse in questo territorio. A tale riguardo mi preme precisare però che una cosa è qualcosa che noi già abbiamo affermato quando abbiamo presentato il movimento il 3 dicembre del 2011. Il nostro è un movimento politico aperto al contributo di tutti coloro che si riconoscono nelle sue linee programmatiche, perché riteniamo che in questo particolare momento di grosse difficoltà economiche e sociali è necessario l'impegno di tutti coloro che possono dare un contributo serio alla soluzione dei nostri problemi. Questa è una cosa importantissima, solo insieme ce la possiamo fare, e le cose da fare sono molte,
e leggendo le carte e acquisendo informazioni, io l'ho fatto in questi giorni, vi assicuro che la situazione è molto molto difficile per il nostro comune. Le cose non sono rose e fiore. E io accolgo l'invito che mi faceva il presidente Raffa, che mi diceva: chi me l'ha fatto fare? Io sono sceso in campo, lo dicevo anche poco fa in un'intervista che mi ha fatto un giornalista, sono sceso in campo perché ho capito che è un momento particolare della nostra storia, della nostra cittadina, dove è necessario l'impegno di tutti, è necessario l'impegno di persone che hanno alle loro spalle una storia personale di cose fatte buone, che hanno delle competenze da mettere al servizio della cittadinanza. E questa è una cosa importantissima, da qualsiasi parte questo contributo venga, da destra, da sinistra, da una lista o dall'altra. Qua dobbiamo mettere in campo il meglio di quello che il nostro territorio può esprimere. Dobbiamo essere, convincere tutti i nostri concittadini che al momento stanno alla finestra che è l'ora di, diciamo, come diceva il presidente Raffa, di sporcarsi le scarpe, perché le mani ce le abbiamo pulite, ma dobbiamo sporcarci, dobbiamo metterci in gioco. Qualcuno su qualche cosa ha avuto anche da ridire sulla presenza dell'onorevole Tripodi e del presidente Raffa questa sera, ma il nostro, vi assicuro, non è un trasformismo politico. Noi siamo un movimento politico aperto al contributo di tutti, e quindi tutti coloro che, destra, sinistra, che si riconoscono in quello che noi vogliamo fare, ben vengano. Noi siamo pronti, l'abbiamo detto il 3 dicembre, siamo pronti ad accogliere, siamo pronti insieme a fare un percorso comune, perché solo così alla fine possiamo essere vincenti. Anche a me preme sottolineare una cosa che ha detto Sebastiano nel suo intervento introduttivo. Il perché siamo qua questa sera? Siamo qua questa sera perché questo l'abbiamo voluto, questa scelta, abbiamo creduto in questa scelta. Non è una scelta occasionale. Questo è uno dei quartieri di Melito dove oggi si registrano le maggiori sofferenze, perché le fonti da cui traeva ricchezza questo borgo sono venute meno nel corso degli anni. Siamo qua per essere vicini alla gente della Marina, anche se non abbiamo all'interno della nostra lista dei figli di questo quartiere. Non per questo noi non ci batteremo per questo quartiere. Però allo stesso tempo riteniamo che il quartiere soffra, però riteniamo pure che da questo quartiere possa nascere anche lo sviluppo della nostra cittadina. Questo quartiere esprime una risorsa importantissima che è la pesca. La pesca fatta in un certo modo può costituire, è uno degli elementi di sviluppo dell'area grecanica. Un primo passo sta per essere fatto ed è il porto di Saline, questo è importantissimo. Altre cose devono essere fatte. Nel nostro programma che noi abbiamo distribuito questa sera, ma che io ho avuto modo anche di illustrare nel corso delle trasmissioni a cui ho partecipato, e colgo l'occasione anche questa sera per rinnovare il ringraziamento agli organi di informazione che stanno fornendo davvero in questa campagna elettorale un contributo importantissimo per lo sviluppo democratico della nostra cittadina, anche con sacrifici, perché sono degli artigiani in questa prima fase, e noi dobbiamo dire grazie anche a loro. Io lo voglio rinnovare questo ringraziamento. Nel nostro programma politico noi parliamo di 5 sfide, ma io queste 5 sfide li sintetizzerei in 6 parole, che sono trasparenza, che sono partecipazione, che sono legalità, cultura, sviluppo e solidarietà. Questi sono i nostri principi a cui faremo riferimento, stiamo facendo riferimento alla campagna elettorale, e a cui faremo riferimento quando andremo a amministrare questa nostra cittadina. Sono parole cariche di significato, sono parole importantissime che dovrebbero stare alla base di qualsiasi comunità. Perché parliamo di sfide? Parliamo di sfide perché l'eredità con la quale andremo a confrontarci sarà un'eredità pesante per una serie di situazioni. Lo dicevano chi mi ha preceduto qua prima.
Oggi ci sono una serie di tagli sempre più consistenti da parte dei trasferimenti statali, per cui ogni comunità deve avere la capacità di autogovernarsi, cioè la regione deve governare il territorio regionale, la provincia e il comune. Quindi si capisce bene come in questo momento di difficoltà il territorio deve esprimere il meglio di quello che ha, solo così può risolvere i problemi. E questo, ecco perché noi parliamo di sfide. Andiamo a vedere quali sono queste sfide. La prima sfida è che noi vogliamo costruire un'amministrazione amica, trasparente e moderna. Come vogliamo realizzare queste tre parole? Come vogliamo fare questa amministrazione? Attiveremo forme di coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e delle associazioni nei processi di definizione delle politiche e soprattutto dei progetti di sviluppo della città. Per esempio nelle scelte che dovranno essere fatte per uno strumento importantissimo, qual è il piano strutturale associato che governerà tutto lo sviluppo dell'area grecanica. Questo piano strutturale associato vede assieme 8 comuni dell'area grecanica ed è uno strumento rivoluzionario per il quale è necessario che qualsiasi cittadino, qualsiasi associazione dia il proprio contributo. Coinvolgeremo la cittadinanza anche nella progettazione, nella scelta e nell'individuazione delle opere pubbliche che si devono fare, perché questo è un altro importante aspetto. E ciò a differenza di quanto fatto finora dall'amministrazione comunale uscente. Vedi il piano strutturale associato, alla cui partecipazione ancora l'altra sera il candidato a sindaco Costantino parlava di partecipazione dei comuni e non parlava di partecipazione dei cittadini. Solo con la partecipazione dei cittadini noi definiremo davvero un progetto politico. Renderemo pubblici, aperti e partecipati attraverso le nuove tecnologie, sito internet, web, piattaforme civiche, le attività e i procedimenti attuati quotidianamente dall'amministrazione comunale. E anche in questo caso, a differenza di quanto fatto dall'amministrazione precedente, ove l'unico canale di informazione con i cittadini è il sito internet, che io sfido chiunque a trovare un'informazione che possa essere di conoscenza di tutta la collettività. Altro che rete wifi, candidato Costantino, altro che rete wifi, qua dobbiamo fornire i servizi ai cittadini, lasciamole stare queste cose, i nostri giovani ormai sono attrezzati, non hanno bisogno di noi. Pensiamo ai problemi seri di questa cittadina. Metteremo ordine alle entrate comunali, contrastando le situazioni di evasione che in questo comune ce ne sono e ce ne sono tante. Adegueremo il sistema dei tributi e delle tariffe comunali secondo maggiori principi di equità sociale, differenziando ove possibile gli importi da pagare sulla base del reddito dei contribuenti. Anche l'IMI può essere graduata e può essere eliminata per la prima casa anche per le fasce più deboli. Ce la metteremo tutta per non creare disagi ai cittadini, così come diceva Sebastiano, con l'invio continuo di richieste di pagamento di tasse che nella maggior parte delle volte non sono dovute. Qualcuno circa su 800 determinazioni, circa 300-400 che hanno fatto i responsabili dei procedimenti dell'amministrazione comunale sono relativi a procedimenti di annullamento di avvisi di pagamento di imposte inviate dal comune. E questo non solo crea disagio al cittadino, ma crea anche aggrave anche le casse comunali, perché distoglie gli impiegati comunali dal fare altri servizi. E anche su questo c'è da dire qualcosa nei confronti dell'amministrazione comunale Aria degli ultimi 10 anni. Io nei giorni scorsi, questi che cito sono dati ufficiali del Ministero degli Interni, del sito del Ministero degli Interni, non me li sto inventando io questa sera, e sono dati del 2008. Sapete qual è la pressione tributaria del nostro comune? Noi ogni cittadino paghiamo mediamente, abbiamo pagato nel 2008 586 euro a testa. Sapete quant'è la pressione
quant'è la differenza rispetto alla media della provincia? È il 54% in più, quindi noi stiamo pagando il 54% in più rispetto alla media della provincia. Cioè la provincia paga, cioè il cittadino medio della provincia paga 380 euro, noi paghiamo 586 euro. E così anche nei confronti della regione, dove la differenza è pari al 41%, cioè la regione si paga 415 euro. Ma anche la pressione tributaria è una pressione molto penalizzante. Il cittadino paga 380 euro solo di tributi. E questa è una cosa gravissima. E nonostante questo, i signori consiglieri comunali di maggioranza, nella seduta del Consiglio Comunale del 28 marzo, si sono permessi il lusso anche di aumentare l'imposta IMU nazionale. E questo l'hanno fatto senza fare alcun calcolo. Io ve lo dico perché. Basta guardare il bilancio preventivo del 2012. Del 2012. Se noi guardiamo l'ICI del 2011, l'importo previsto in bilancio è pari a 2 milioni e 50 mila euro. Se noi guardiamo l'IMU del 2012, l'importo è pari a 2 milioni e 20 mila euro. Signori miei, in presenza di due imposte completamente diverse, perché l'ICI prevedeva l'esenzione per la prima casa per qualsiasi reddito, l'IMU invece prevede la tassazione della prima casa. C'è un aumento del valore sul quale si calcola l'IMU del 60%, quindi signori miei c'è qualcosa che non quadra in questi conti. Cioè noi abbiamo gli stessi importi, però abbiamo due imposte completamente diverse. Io non ho avuto la possibilità di vedere la relazione al bilancio preventivo perché ancora non c'è, cioè mi hanno dato soltanto, e io devo dare atto in questa piazza della cortesia e della disponibilità che mi è stata data dagli uffici comunali, perché questo lo devo dire, abbiamo chiesto i documenti e ci sono stati dati, io ho acquisito i dati del bilancio preventivo, però altre cose, ancora la delibera sull'IMU non si conosce, non è stata ancora ufficializzata. Quindi questa è la cosa. Quindi un territorio in sofferenza ancora aumentano le tasse. Ma le aumentano senza criterio, perché si potrebbe anche aumentare la tassa. Cioè, però facendo uno studio, dicendo quali sono gli incassi, quali sono le esigenze, coinvolgendo la gente, invece questo non si fa. Signori concittadini, se siamo in presenza di dilettanti allo sbaraglio, che ancora oggi si ripropongono per avere la fiducia di tutti i cittadini meritesi. E questa è una cosa gravissima. Che cosa faremo poi ancora sotto questo profilo? Cercheremo di ridurre le spese di gestione dei beni e dei servizi comunali allo scopo di diminuire quanto più possibile la pressione fiscale, perché solo riducendo i costi si possono ridurre le tasse. Avvieremo un processo di rinnovamento dell'organizzazione amministrativa utilizzando le opportunità che ci vengono offerte dalla tecnologia e qualificando il personale che è in servizio e non trascurando di pensare, ove possibile, anche alla sistemazione dei lavoratori LSU e LPU. E ciò seriamente, e non come è stato fatto dall'amministrazione comunale uscente, che evidentemente solo ai fini elettoralistici ha bandito un concorso per due vigili urbani nel mese di febbraio del 2012, già quando il mandato elettorale stava per scadere. E sapete che cosa questo concorso che cosa prevede? Pochi lo sanno. L'assunzione di due vigili urbani in part time al 30%. Sapete quante queste persone dovrebbero percepire? 300 euro al mese. 300 euro al mese. Perché hanno fatto i conti della serva, oltre un certo limite non si può andare sugli stipendi comunali, hanno fatto i calcoli e hanno fatto questo. Però evidentemente in campagna elettorale questo paga, stanno promettendo, hanno promesso i posti, questi posti, due posti li hanno promessi non so a quante persone. Noi di queste promesse non abbiamo fatta nessuna. Io l'altra sera ho avuto una riunione insieme a altri consiglieri, candidati consiglieri con il comitato di quartiere di Pilati,
al quale abbiamo detto, loro avevano avanzato delle richieste, abbiamo preso in considerazione le richieste, ma non abbiamo fatto promesse. Abbiamo fatto soltanto una promessa, di impegnarci a risolvere quegli 8 problemi che loro segnalavano e che peraltro avevano segnalato all'amministrazione Riga, guarda caso, 10 anni fa, ma non sono stati risolti. E a questo proposito si può fare riferimento anche all'istituzione dell'Ufficio Europa, un'altra chicca del candidato Costantino, il quale si rivolge ai cittadini come se si proponesse per la prima volta come amministratore pubblico e invece è stato per 10 anni prima assessore e poi consigliere di questa amministrazione comunale ed è stato vicepresidente della nostra provincia. Il candidato Costantino deve avere poi il coraggio di dire alla cittadinanza se il suo programma elettorale si pone in continuità con l'amministrazione Iaria, perché ancora questo non ce l'ha detto. Perché noi sulla base di questo faremo le nostre valutazioni. E poi ci deve dire un'altra cosa il candidato Costantino, se il suo programma elettorale è stato condiviso dagli 8 consiglieri o assessori che si ripropongono per avere di nuovo il consenso della cittadinanza. Perché se il programma è stato condiviso anche da queste 8 persone, è una cosa gravissima. Cioè perché dopo 10 anni... mi parli di Ufficio Europa, cioè di un ufficio che secondo il candidato Costantino dovrebbe creare, dovrebbe essere la panacea di tutti i mali della nostra comunità. Quindi con l'Ufficio Europa creeremmo sviluppo e allora se era così semplice, perché non l'hai fatto nei 10 anni precedenti? Perché questi 8 candidati consiglieri che sono stati assessori e consiglieri non hanno pensato prima e si sono svegliati solo adesso quando hanno redatto il programma elettorale per ancora per una volta per ingannare i cittadini melitesi? Istituire questo ufficio quando fino ad oggi sono stati effettuati concorsi e utilizzati esperti a staff del sindaco, questo lo dobbiamo sapere. L'amministrazione Iaria ha bandito dei concorsi comunali in questi ultimi anni. Il sindaco ha delle persone nel suo staff che assume direttamente lui. Come? E allora se era così importante questo ufficio Europa, perché non l'hanno fatto prima? Cioè mettevano a concorso invece di assumere un impiegato che se si occupa di servizi sociali o di altre cose, nominavano un esperto che si occupasse una volta per volta di questo ufficio Europa, mentre così non è stato, insomma. Quindi ovviamente qua c'è da chiedersi, c'è da porsi delle domande anche di una certa gravità. Invece poi un altro settore che è stato privilegiato, vabbè, ma questo è in linea con le scelte che ha fatto l'amministrazione Iaria, sono stati potenziati gli uffici tecnici, perché gli uffici tecnici sono stati potenziati, perché là devono realizzare progetti, là si devono realizzare opere pubbliche, là si deve disperdere il denaro pubblico, perché alla fine questo è, no? Cioè non si fa un piano di priorità degli interventi e si spendono i soldi, perché l'importante è spendere i soldi. Passiamo alla seconda sfida. Che cosa noi vorremmo realizzare per la nostra cittadina? Vorremmo realizzare una cittadina più bella, sostenibile e accogliente. E come lo vogliamo fare? Lavoreremo per la riqualificazione delle periferie, cercando di migliorare i servizi offerti e cercheremo di realizzare un servizio urbano che serva pure le periferie. Utilizzeremo il piano strutturale associato come leva di miglioramento del territorio. Potenzieremo e incrementeremo il servizio di raccolta differenziata e qua vi do un altro dato che ci deve far riflettere. I dati per il nostro comune, l'ultimo dato ufficiale che io sono riuscito a trovare su internet, è quello del 2009. Sapete qual è la percentuale di raccolta differenziata del nostro comune? Appena l'8,12%. E cercheremo di passare alla raccolta domiciliare e ridurremo progressivamente i cassonetti stradali, che diventano sempre più, specialmente nella stagione estiva. Mi sembra che oggi, passeggiando per le vie del nostro paese, mi sembra che quello che si vede non è che sia un esempio di pulizia e correttezza. Al tale riguardo cercheremo di utilizzare tutte le opportunità offerte dai finanziamenti dell'Unione Europea e in particolare il POR Calabria 2007-2013 e anche su questo
vi do delle notizie molto interessanti che fanno grande la nostra amministrazione uscente. Vorrei ancora una volta evidenziare l'incapacità dell'amministrazione Iaria, che in merito ad un finanziamento della Regione Calabria, anche qua questi sono dati ufficiali, non ve li sto inventando io, vi cito pure la delibera dirigenziale numero 12.548 del 6 ottobre 2011, questi sono dati che io ho trovato sul sito della Regione Calabria, Melito è stata esclusa dal finanziamento per la raccolta differenziata in quanto mancava il formale impegno ad assumere i costi, il formale impegno a raggiungere l'incremento della raccolta differenziata e qua è una cosa gravissima, il formale impegno a ridurre la tassa sui rifiuti. Cioè questi sono i tre motivi per i quali è stata esclusa Melito da questo finanziamento. E sapete quanto è stato il finanziamento ottenuto dal comune di Roccella Ionica in relazione a questo bando? 439.000 euro. E il comune di Roccella Ionica non è il comune di Melito Porto Salvo, mi sembra che forse faccia 3-4.000 abitanti, quindi ragionando in proporzione pensate che danno che è stato arrecato alla nostra collettività, che di fronte a un bando regionale di accesso a finanziamenti non l'abbiamo potuto fare perché qualcuno ha lavorato male, perché in sostanza o ha lavorato male o non ha voluto porre in essere quei provvedimenti che andavano a favore della cittadinanza. E se voi guardate, vi fate un giro sul sito della Regione Calabria, su questo POR 2007-2013 ce ne sono tanti di finanziamenti, trovate diverse delibere, ma il comune di Melito Porto Salvo, guarda caso, non è mai presente. Quindi una sola volta ha partecipato ed è stato escluso. Io non ho trovato altre delibere dirigenziali e ce ne sono, ne ho consultate tante, dove il comune è stato presente. Che cosa vorremmo fare ancora per rendere la nostra cittadina più bella, sostenibile e accogliente? Vogliamo migliorare la rete idrica e procederemo al monitoraggio e alla completa rilevazione di tutte le utenze e i consumi e contrasteremo anche in questo caso l'utilizzazione dell'acqua per motivi diversi dall'uso potabile. E cercheremo anche di creare delle forme di approvvigionamento dell'acqua diversa dalla Torical, in modo da ovviamente da non dipendere da questo ente, nei cui confronti abbiamo ovviamente anche noi dei debiti e che ci ha ridotto ovviamente l'acqua che ci doveva erogare. Favoriremo poi la realizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, quali principalmente il solare e il fotovoltaico, provvedendo a predisporre il piano di azione comunale per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. Profonderemo poi ogni energia per la tutela del nostro territorio, che presenta delle notevoli criticità dal punto di vista geologico. E tutto questo sempre nell'ambito di quel piano strutturale associato, che riveste una molto importante della nostra città. Andiamo a vogliamo fare noi sempre vogliamo rendere una cittadina ancora più responsabile, colta, libera e sicura. E come ci poniamo attraverso l'azione di un progetto culturale per la nostra comunità, attraverso la costituzione del forum culturale comunale della cultura, con la partecipazione delle scuole, delle istituzioni, degli artisti, vorremmo sostenere la creazione di artisti da localizzare al paese all'interno dei quali saranno dei percorsi di formazione per i bambini. Vogliamo rendere uno degli immobili recuperati dall'attuale amministrazione comunale alla realizzazione di una sala dove vedere degli spettacoli teatrali oppure dove vedere un film. Questa è la cosa. Vogliamo realizzare questo. Vogliamo il recupero e la valorizzazione della storia e della cultura della nostra. Poi
un'attenzione particolare, l'avevo detto in quella la parola solidarietà. Tanto rendere una città più equa, solidale e inclusiva. E come lo vogliamo fare questo? Metteremo al centro della nostra azione un piano strategico pluriennale per le politiche sociali attraverso la partecipazione di tutti i soggetti presenti sul territorio, utilizzando un sistema di risorse effettivamente ha bisogno, e questa è un'altra cosa importantissima, e cercheremo di fare il possibile perché la consulta delle politiche sociali venga rivitalizzata e sganciata dal controllo pubblico. Anche la sanità sul territorio, in particolare oltre a sostenere la valorizzazione perché solo dalla sinergia tra tutte le strutture ci può essere un miglioramento del candidato Costantino, il quale ora che poi sono quando hanno emologie e gli standard per l'installazione degli stabilimenti balneari. Vorremmo far emergere il sistema di sommerso delle case che vengono utilizzate come case vacanza, anche con l'obiettivo di rendere aperto e concorrenziale il mercato della ricettività nella stagione estiva. Vogliamo infine progettare e promuovere un insieme di pacchetti turistici da realizzare anche in collaborazione con agenzie turistiche internazionali collegate ai vettori che operano sull'aeroporto di Reggio Calabria. Mi avvio alle conclusioni. Vinceremo queste sfide se sapremo lavorare insieme per la nostra comunità, se sapremo proporre e intercettare suggestioni nuove, se sapremo interpretare e attuare un nuovo paradigma etico e culturale. Sono sfide di democrazia e di cambiamento, riguardano tutti, nessuno escluso. Merito Futuro lavorerà per favorire questo processo, ponendo il bene pubblico e l'interesse generale al centro della sua azione politica e amministrativa. Con il nostro impegno vogliamo ridare voce ai cittadini, coinvolgere nell'impegno civile le migliori risorse del Paese e recuperare il rapporto tra i cittadini e i loro amministratori, che ormai è un solo lontano ricordo. Il voto del 6 e del 7 maggio, cari concittadini, è un momento molto importante per la nostra cittadina e non va barattato. Deve essere una scelta responsabile e va dato alle persone che meritano fiducia. Ecco perché il sottoscritto e i candidati di Merito Futuro chiedono il voto dei cittadini meritesi, garantendo che tale impegno sarà in ogni caso mantenuto nell'interesse di coloro che ci hanno dato la loro fiducia e il loro sostegno, ma anche di coloro che hanno preferito dare fiducia alle nostre liste. Votiamo Merito Futuro, votiamo i candidati di Merito Futuro. Grazie. Si faccia avanti, i funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la...
la mano, iniziano bene e finiscono male, capito, spesso che ti trovi a rubare, e fanno cose che stanno bene solo loro, a costruire i vantaggi esagerati, così abbandonano ogni tipo di decoro. Domenico, Domenico. Questa è la cumbia, la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Allora è finito, si è concluso qua questo incontro con il candidato a sindaco Enzo Russo in questa serata melitese. Adesso cercheremo di intervistare in diretta sia l'onorevole Pasquale Maria Tripodi che il presidente della provincia di Reggio Calabria. Adesso vado a cercare di recuperare qualcuno. Per mnews.it siamo in diretta da Melito di Porto Salvo. Luigi Palamara che vi parla. Sapererebbero l'amianto nei campi, infangherebbero il nome degli avversari, da solo scopo di non averli lì davanti, e comprerebbero la partita agli arbitri, o in quanto arbitri ci vorrebbero comprare, racconterebbero bugie sulla disgrazia, è l'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Diamo un chino ai valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione. L'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro Europa fino all'Africa del Nord. Siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo, un grande ponte tra il futuro e la Marco. E questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. E questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno vai a recuperare Enzo. Si faccia avanti, si faccia avanti. Posso affermare che non sono un idealista e la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che staremmo tutti meglio. Ciao. Se pretendessimo qualcosa di migliore. Stiamo diventando un popolo di affettivi, stiamo diventando un popolo di compulsivi. Ecco, vediamo adesso tutti i complimenti sono per Enzo Russo. Il suo un discorso incisivo che ha coinvolto interamente la piazza e quindi lo lasciamo in questo bagno di folla. Allora Enzo, la piazza ha risposto bene qua nella Marina di Melito, nonostante tu abbia sottolineato non c'è nessuno figlio di questo quartiere, ma questo non significa nulla. Il tuo un entusiasmo che ha davvero trascinato non solo i tuoi candidati, ma un po' tutti i cittadini melitesi occorsi questa sera, accorsi numerosi. La tua sensazione? È una sensazione nettamente positiva, insomma. Mi aspettavo, ecco, non mi aspettavo una risposta così importante da parte della cittadinanza, anche se ritengo che stiamo lavorando bene, insomma, abbiamo iniziato bene, stiamo continuando, ho molto fiducia nei cittadini melitesi. Insomma. Ecco, girando sul viale Garibaldi si fa spesso questo, ultimamente, spesso questo esempio, dice Chelsea e Bayern erano sfavoriti, però fuori sono rimasti Real e Barcellona. Vabbè, anche grazie, anche i rigori speriamo di farcela. Bene, ringraziamo Enzo Russo, lo lasciamo con la sua gente e in bocca al lupo. Adesso vediamo di recuperare l'onorevole Pasquale Maria Tripodi, ma credo che sia impossibile. Bene, chiudiamo qua questa... Chiudiamo qua questa diretta che ha visto protagonisti... tra gli altri, oltre al candidato a sindaco Enzo Russo per la lista Melito Futura, anche il presidente della provincia Giuseppe Raffa e il consigliere regionale Pasquale Maria Tripodi. Per mnews.it.